Bene. Allora vi do il benvenuto a questo incontro di oggi. Noi siamo l'Associazione Contrade San Paolino, questa è la nuova sede nella Casa in Meta di San Paolino, che abbiamo anche inaugurato ufficialmente oggi in questa occasione. Ringraziamo l'amministrazione comunale per questi spazi e per tutte le possibilità che ci dà di organizzare eventi su Lucca e dintorni. Ringraziamo anche il Festival del Medioevo che ci ha dato il patrocinio per questo evento. Abbiamo qui con noi oggi Sara Piccolopaci, che è diciamo una nostra collaboratrice già da diversi anni, con cui abbiamo intrapreso un percorso per cercare di migliorare gli aspetti dei nostri costumi storici, per cercare di migliorarli e renderli il più possibile nei limiti delle nostre capacità, diciamo, con tutte le risorse limitate che abbiamo, e cercare di migliorarli e quindi aumentare un po' il livello della qualità di questi costumi. E ho detto più o meno tutto, quindi adesso passo la parola a Sara. Grazie Sara. Buonasera a tutti, spero che appunto mi sentiate bene. Tutto a posto? Mm-hmm. Bene. Allora, oggi sono stata invitata a parlarvi dell'abbigliamento del 300 e visto che sul 300 è stato scritto molto, noi stessi abbiamo scritto un libro, io insieme all'Associazione Cinque Storie, proprio sul costume del 300, ma è un tema molto indagato nel corso degli anni, addirittura tra i primissimi lavori utilizzati proprio per illustrare il costume trecentesco vi è un testo del XIX secolo, di cui parlerò tra breve. Ho pensato però di dare appunto una visione dell'abito nel 300 attraverso i temi della letteratura. E ora tutti voi direte, uffa, ora si parla di letteratura. Sì e no, perché il tema proposto è quello del Decameron, e il Decameron, come sapete, non è proprio così noioso, mettiamolo in questo modo. Comunque, volevo aggiungere all'aspetto della letteratura l'aspetto delle immagini, quindi piano piano esploreremo un po' quelli che sono alcune degli abiti citati da Boccaccio, ma anche alla luce delle immagini, così riusciamo a capire di cosa stiamo parlando, perché alle volte una fonte è un pochino arida anche solo nell'interpretazione. Se invece riusciamo a confrontarla abbiamo qualcosa di più. Una delle difficoltà maggiori in effetti quando si analizzano le fonti è proprio comprendere il linguaggio, perché per chi non è nel settore forse non sa che i termini del linguaggio cambiano moltissimo a seconda addirittura anche di pochi decenni. Per questo motivo ho voluto proprio intitolare un tabarro di sbiavato linguaggio. Questa è tratta da una delle novelle più famose del Boccaccio, in cui vedremo presto che cos'è un tabarro, che cos'è lo sbiavato e che cos'è duagio. Già questi tre termini sappiamo che non sono stati facili da essere interpretati anche soltanto nella letteratura, perché poi c'è anche questo aspetto che chi studia letteratura spesso non si intende di altre tematiche come l'arte o l'abbigliamento, e quindi spesso non si conoscono magari delle notizie che potrebbero invece illuminare anche il testo. Ogni fonte era saputa leggere nel suo contesto, vediamo se andiamo avanti. Freccia giù, eccola, ed eccola. Queste due sono immagini, una è un'immagine di Dante in uno studio. Sì, forse che non viene andare avanti, non si vede niente. Una è un'immagine di Dante nello studio e l'altra è un'immagine famosa di Andrea del Castagno e del Boccaccio. Qual è il problema? Il problema è che nessuna delle due è stata realizzata al tempo di vita, né quella di Dante né quella di Boccaccio. Entrambe sono state realizzate almeno 70 anni dopo, rispettivamente, che Dante abbia scritto la Divina Commedia e le sue opere e che Boccaccio abbia scritto il Decameron.
Questa immagine che vedete qua, infatti, è intorno alla metà del 400, quindi non è un abbigliamento del 300, o meglio, Andrea del Castagno ha cercato di dare un aspetto anticheggiante all'abito indossato dal poeta, per cui ha delle caratteristiche di abito che sono sostanzialmente quattrocentesche, con qualche elemento che vuole richiamare il 300, tipo il copricapo. Il copricapo è più trecentesco che quattrocentesco, ma anche lì non è proprio la stessa cosa. Nel caso di Dante nello studio, anche in questo caso, questo è un codice scritto alla fine del 300, Dante scrive all'inizio del 300, e anche qui, come viene rappresentato il poeta, è già un modo di rappresentarlo probabilmente che noi diremmo aulico, cioè già rifinito, già quando era già famoso. Quindi non è detto che Dante si sarebbe vestito veramente così quando lui era vivo. Quindi già questo è un aspetto di difficoltà. Quando andiamo a realizzare gli abiti, quindi, nella scelta delle immagini da prendere in considerazione, dobbiamo stare molto attenti a molti elementi. Quella che vedete nel mezzo, invece, vediamo se funziona il puntatore, ecco questo, che vedete malissimo, però lo potete andare a cercare. Questo è un testo del 1889 di Carlo Merkel, che scrisse un libricino all'epoca veramente innovativo, Come vestivano gli uomini del Decameron. Ed è un testo ancora oggi ha diversi elementi interessanti, cioè si può ancora adesso utilizzare per capire meglio alcune cose. Però effettivamente sono passati oltre 100 anni da quando è stato pubblicato e noi sappiamo moltissime cose di più di quante poteva sapere lui nel 300. Alcuni elementi sono interessanti, altri meno. Andiamo a vedere la prossima immagine. Ecco, vedete, da una parte ho messo la citazione, che la tengo qua così che la rivediamo insieme. A ciò che tu mi creda, io ti lascerò in pegno questo mio tavallo di sbiavato. Io voglio che tu sappi che egli è di Duagio, infino a Treagio, e acci di quelli nel popolo nostro che il tengono di Quatragio, e non è ancora 15 dì che mi costò dall'otto rigattiere delle lire ben 7, ed ebbi nel buon mercato de soldi ben 5, per quel che mi dica Buglietto d'Alberto, che sai che si conosce così bene di questi panni sbiavati. Quanto avete capito? Perfetto, esattamente quello. Le parole in realtà sono molto ermetiche, però se noi invece andiamo ad esaminare cosa vogliono dire, scopriamo molte cose. Innanzitutto, questa è la seconda novella dell'ottava giornata e la storia è un po' intricata, ma ve la riassumo velocemente. C'è un prete che vorrebbe avere una liaison momentanea con una giovane contadina, cominciamo subito bene. E per far questo le propone varie cose e lei invece vuole altre cose, soprattutto lei vuole soldi, vuole 5 soldi, 5 lire in prestito, e lui non gliele vuol dare. Invece che dargli i soldi, lui le dice: ti lascio il mio tavarro, cioè ti lascio la mia sopravveste, che è una gran cosa. Il tavarro in effetti è una sopravveste piuttosto di pregio. È usata dai medici, dai notai e dagli ecclesiastici, anche se nel mondo religioso in realtà non è molto apprezzata, vale a dire, la usavano perché era una veste comune, abbastanza comune, ma le gerarchie ecclesiastiche non vedevano di buon occhio quest'uso di un abbigliamento tutto sommato laico in campo religioso, cioè indossato dai religiosi. Il fatto stesso che il prete ce l'abbia dimostra che è un prete un po' fuori dalle regole. In effetti, quello che sta chiedendo alla contadina non è proprio nelle regole, diciamo così. Allo stesso tempo, lui specifica che è un tavallo di sbiavato. Ora, a noi sbiavato evoca tutta una serie di associazioni di termini che non hanno a che fare in realtà con quello che era veramente. Lo sbiavato è sbiadito, ma non in senso scolorito, in senso di colore tenue. Vale a dire che invece è un colore pregiato. Quindi lui sta dicendo:
guarda, ti lascio, non ti do i soldi, ma ti lascio questo tabarro che vale un bel po' di soldi, quindi tu puoi contare che io ritornerò e che ti darò quello che tu mi chiedi, perché non te lo lascio di sicuro, perché è una cosa buona. Oltretutto è di 2 agio, di 3 agio e di 4 agio. In questo, di nuovo, vediamo come il prete cerca di manipolare la ragazza, perché 2 agio è una città, in realtà, è 2, va bene? Quindi lui vuol dire, questo è un tabarro pregiato, comprato di seconda mano dal rigattiere, e l'ho anche messo, aspetta, ecco, di 2 agio, no, non è troppo in là, di 2 agio, e sotto, vedete, c'è, cita il rigattiere, l'otto rigattiere, a cui lui ha dato 7 lire, e dice che, valutandolo da bugliotto, ha fatto un buon affare, perché addirittura avrebbe potuto costargli 13 invece che 7, ha fatto un ottimo affare, di seconda mano. Il discorso che lui aggiunge 3 agio e 4 agio è proprio fatto per prendere in giro la contadina, cioè gli vuole far sembrare chissà che cosa un oggetto che poi in definitiva è un oggetto, sulla veste, sì, pregiata, ma di seconda mano, e comunque sia non è poi questa granché. In ogni caso è un indice importante dell'ambiguità del prete, vuole essere sopra la sua condizione, si è comprato un oggetto di seconda mano in maniera tale da far credere chissà che, impacocchia la contadina da cui ottiene quello che voleva, ovviamente, e poi la novella appunto finisce anche peggio dal punto di vista di lei, perché veramente viene sfruttata in tutti i modi. Non è da dire che io mi sono riletta tutto il Decamero in questo periodo, dovrebbe essere bannato dalle scuole, in effetti, per quanto è misogeno e pieno di atti di bullismo, se uno ci pensa veramente, se vogliamo fare le censure potremmo divertirci. No, a parte gli scherzi, è un testo che comunque va saputo leggere, perché non è un testo facile, ci sono molti episodi anche piuttosto pesanti, anche piuttosto sgradevoli, ne citeremo qualcuno infatti, che è la parte divertente ovviamente. Quindi il tabarro è questa sopravveste ampia, che ha però delle caratteristiche manichine, delle maniche che possono essere di varie forme, come quelle che vedete male, ma le dovreste vedere qui, questa forma a mantelletta per esempio. Un altro degli aspetti a cui accennavo prima, cioè quello del linguaggio, ci fa tenere presente che il termine tabarro lo si trova fino al 900, quindi, ma non è lo stesso oggetto. Il tabarro del 300, quello del 400, quello del 5, del 6, del 7, dell'8 sono tutti abiti leggermente diversi. Prima, passeggiando in città, in Piazza del Giglio, c'era il ristorante Il Tabarro, quindi è un termine che è rimasto nel linguaggio comune. Il tabarro del 900, per intenderci, è simile a quello che c'ha il Kerrick, quelle che hanno le varie mantelline alla Sherlock Holmes, per intenderci. Che ricorda vagamente queste forme qua, ma sono diventate altre cose, perché il termine può essere lo stesso e poi cambia l'oggetto, oppure cambia l'oggetto e cambia anche il termine, per cui noi non troviamo più nulla di quello che esisteva nel passato. Quindi è abbastanza complessa il recupero di quelle che sono le informazioni giuste per capire come sono fatti gli oggetti. Nella prossima slide vediamo un altro oggetto, da questo mi faceva vedere il discorso del rigattiere di cui abbiamo già parlato. Un altro oggetto, una sopravveste importante che si trova spesso e che viene citata spesso nel Decameron, sono le sopravveste di Romagnolo. In questo caso non è la forma dell'oggetto, ma il materiale dell'oggetto, cioè il tessuto. Il Romagnolo è un tessuto, abbastanza a buon mercato, non costa molto, anzi è tra quelli che può essere utilizzato appunto anche dai popolani più semplici. E qui cita la novella della giornata sesta, la novella quinta, dove ci sono i protagonisti Giotto e Forese, che si trovano in una situazione per cui devono vestirsi velocemente in maniera da diciamo sopravvivere a una tempesta, si trovano fuori e quindi vanno in una casupola nel mezzo del niente e chiedono a un lavoratore che sta lì
di dargli o di comprargli o di prestargli qualcosa da mettersi addosso. E questo gli dà quello che ha. Che cosa ha? Un mantellaccio, due mantellacci di romagnolo vecchi e due cappelli tutti rosi dalla vecchiezza, perciò che di migliori non v'erano, e cominciarono a camminare. Cioè, con quello che gli ha dato, cominciano a camminare. Un'altra novella cita il romagnolo in maniera ancora più sagace. Nella giornata settima, novella ottava, c'è un'invettiva di una suocera contro il genero che ha maltrattato la figlia, quindi, però in realtà ha ragione, la moglie in realtà le ha fatto le corna, ma ovviamente, scusate, la suocera non lo vuole ammettere, non lo ammetterà mai, e vituperando il genero per aver pensato male, a ragione, della moglie, col malanno possa egli essere oggimai, se tu dei stare al fracidume delle parole di un mercantuzzo di feccia d'asino che è venutoci de contato e uscito dalla proiata vestito di romagnolo con le calze a campanile, con la penna in culo, come egli hanno tre soldi, vogliono le figliuole dei gentili uomini e delle buone donne per moglie. Cioè, qui gli sta dicendo, sei un poveraccio rivestito, vieni da un posto sperso nel niente, ti sei voluto sposare la figlia di un gentiluomo e adesso perfino la maltratti. Quindi, malissimo. In realtà c'aveva ragione, però questo è un altro discorso. Il romagnolo quindi è questo panno grossolano che indica il contado e che veniva utilizzato comunemente dai livelli più bassi. All'opposto, invece, quello che troviamo dopo, che è lo scarlatto. Il Decameron spesso prende di mira soprattutto gli ecclesiastici, quelli che lavorano nelle amministrazioni alte della città, in generale tutti quelli che sono un po' fuori dalle righe, che si comportano in maniera un po' ambigua, quelli che hanno fatto carriera senza meritarselo spesso. E in effetti nella novella nona, sempre dell'ottava giornata, c'è un medico che viene preso di mira particolarmente e di cui si dice: a Firenze da Bologna, essendo una pecora, quindi veniva dal basso, uno che segue gli altri, non è un leader, non è nessuno, tornò tutto coperto di pelli di vai. Siccome noi veggiamo tutto il dì, i nostri cittadini da Bologna ci tornano qual giudice, qual medico e qual notaio, con panni lunghi e larghi e con gli scarlatti e covai e con altre apparenze grandissime, alle quali, come gli effetti succedono, anche veggiamo tutto il giorno. E prosegue: tra questi un maestro Simone da Villa, più ricco di beni paterni che di scienza, non ha gran tempo, cioè non da tanto tempo, vestito di scarlatto e con un gran batolo, dottor di medicine, secondo che egli medesimo ci diceva, ci ritornò. E lo prendono talmente di mira che alla fine lo buttano in una fogna, vestito con la sua roba più bella di scarlatto, perché lui si voleva gloriare di partecipare ad una festa esclusiva, addirittura soprannaturale, con i protagonisti della novella. Ovviamente loro neanche un po', lo pigliano, lo buttano dentro una fogna, vestito con il suo abito di scarlatto, il cappuccio, il bavero e tutto quanto, e lui, tutto dal capo a piedi impastato, dolente e cattivo, pur se ne uscì fuori e lasciami pure il cappuccio, cioè il cappuccio viene perso nella fogna, quindi gli va proprio male. Si comprende bene che la novella mette in luce la spocchia del personaggio e proprio l'enfasi, viene ripetuto più volte il discorso del color scarlatto, ma non è solo un colore, lo scarlatto è anche su un tessuto. E anche in questo caso è vero che spesso i tessuti potevano essere rossi. Faccio vedere se c'è, eccola. Questa è una percentuale dei colori utilizzati nell'inventario di Giovanni Maringhi, che anche se è molto più tardo, è del 1507, mostra però la quantità importante dei rossi nell'abbigliamento delle persone benestanti, delle persone ricche. Quindi vedete che c'è una importante fetta di rossi, poi ci sono i gialli,
questa cosa qua che vedete quassù, questi sono arancioni ed è un 7% di arancioni, 2% di bianchi, un 14% di azzurri, molti verdi. Ora, questi non sono i colori del suo abbigliamento, sono i colori che lui vende. Quindi è un mercante di tessuti ed è, sono quelli che lui vende. La grande quantità è il rosso. Ma quando, appunto studiando nel corso degli ultimi 50 anni, sono stati fatti molti studi per analizzare quali erano veramente i colori nel passato, il termine scarlatto effettivamente nel nostro linguaggio è un rosso carico, un rosso molto pieno, tendente leggermente al rosso acceso, diciamo. Ma non è detto che fosse effettivamente rosso lo scarlatto di cui stiamo parlando, perché lo scarlatto è un tessuto, è il nome di un tessuto, è come se dicessimo raso. Raso non ha un colore definito, beh. È che nella produzione degli scarlatti in buona sostanza si vendevano quelli rossi, quindi è venuto con il tempo, piano piano, che scarlatto e rosso sono sinonimi, però nella realtà non era così, poteva essere anche uno scarlatto blu, o uno scarlatto verde, o uno scarlatto di un qualsiasi altro colore. L'importante è che il termine escarlat, soprattutto francese, definisce panni di lusso di lana e di qualità verificata e certificata, che venivano venduti nelle fiere francesi. Prima abbiamo citato Douagio, Douai, come tante altre città francesi nel 300, dalla fine del 200 fino a tutto il 400, ospitano delle grandi fiere che erano il luogo dove i mercanti andavano sia a vendere che a rifornirsi di materiale per poi portarlo altrove. Quindi anche in questo caso erano conosciute quel tipo di produzioni e venivano vendute come tali, appunto magari a Firenze è di Douagio e quindi costa leggermente di più perché è un buon panno ed era una qualcosa di importante. Potrei citare qualcosa sul cappuccio di per sé. Vi ricordo che il cappuccio non è un cappello, tanto che cappuccio e cappello possono essere portati insieme nel 300, addirittura uno sopra l'altro, e i cappucci nel 300 spesso sono dello stesso colore dell'abbigliamento, cioè sono in pendant, diremmo oggi, con la roba, cosa che cambierà con la fine del 300 e l'inizio del 400, quando invece i cappucci saranno anche di colori molto diversi. È chiaro, sto parlando di un abbigliamento che si fa da zero, cioè se io mi vado a fare la roba includo il cappuccio fatto dello stesso tessuto della roba. Se invece vado a comprarlo dal rigattiere, e quindi implica che sono però di una condizione sociale leggermente più bassa, il cappuccio sarà anche di un colore diverso, non necessariamente sarà dello stesso colore. E quindi anche questo è un aspetto che va tenuto in considerazione quando poi si fanno le ricostituzioni, le reinvenzioni, le rievocazioni. Andando avanti e parlando sempre dei tessuti, le stoffe ricche sono quelle che molto spesso conosciamo, cioè meglio dire, conosciamo spesso anche nelle rievocazioni, vengono spesso prese come ispirazioni i dipinti importanti e quindi spesso abbiamo come riferimento in mente una produzione di tessuti molto pregiati, che sono i famosi zendadi, i drappi tartarici, e che ho messo qua, questi sono i drappi tartarici, vediamo se arriva. No, andava troppo avanti, fammi tornare indietro. C'erano due frecce e non mi compaiono. Non compaiono, ok. Beh, allora ci lasciamo, ve le faccio vedere con un puntatore. Questo, molto bello, è un abito, si capisce, estremamente di lusso. Questo è un signore e veste uno dei panni con questi dettagli tessuti, ma molto elaborati. Quest'altro è una Madonna col bambino e vedete queste forme decorative molto complesse. Anche qui implica che la tessitura è di un livello straordinario, quindi molto alto. Sono citati all'interno del Decamerone diverse volte,
una per esempio, vennero due giovanette in due giubbe di zendado bellissime. Lo zendado è un drappo di seta tinta vita, simile un po' al taffetà, quindi qualcosa di pregiato. Oppure la citazione che mi piace di più è quella che vi ho messo sotto, di Guccio Imbratta, che è la giornata sesta, novella decima. Guccio Imbratta, lo dice il termine, è un millantatore, poveraccio, anche lui sta cercando di circuire una ragazza, quindi sta facendo del suo peggio, ed è vestito malissimo, ma è molto interessante come viene utilizzato il linguaggio in questo senso, e dice: Guccio Imbratta, senza la guardare, ad un suo cappuccio sopra il quale era tanto un dume che avrebbe condito il calderon d'alto pascio, e ad un suo farsetto rotto e ripezzato intorno al collo e sotto le vitella smaltato di sudiciume, con più macchie e colori che mai drappi fossero tartareschi o indiani, e così via. Perché questo aspetto? Immaginatevi il tipo come doveva essere, una cosa orribile. Ma questi drappi tartareschi vengono citati perché, in effetti, se voi guardate i drappi tartareschi, in particolare ho messo l'immagine della Madonna col bambino e la veste del bambino, da lontano sembrano macchie, solo che le sue sono macchie vere e quelle di Gesù Bambino invece è un panno tartaresco, effettivamente. Quindi vi è questa contrapposizione, no, di quello che, appunto, anche lì lui dà ad intendere alla ragazza tutta una serie di cose che non sono assolutamente vere, ovviamente, facendo finta di essere chissà chi. Quindi queste vesti vengono prese in questo modo. Una cosa interessante da sapere è che in realtà esiste un mercato differenziato. Ci sono, cioè, già mercanti molto alti che vendono materiali di grande livello, grande spessore, come gli zendati, i tessuti operati, gli sciamiti, quelli che vendono i filati di seta e i filati d'argento e d'oro per fare ricami ecclesiastici, per fare i ricami delle vesti importanti. Ma esiste anche un mercato mediano. Già il discorso che esiste un mercato dei rigattieri ci fa capire che le forme del commercio sono molto simili anche a quelle di oggi, cioè c'è un mercato alto, c'è un mercato di mezzo e c'è un mercato basso. Nelle stoffe mediane i commercianti forniscono tutta una serie di materiali. Questa, scusatemi, me la sono scordata, ma invece ve la voglio far vedere. Questa è un'immagine famosa, nel senso che nel mondo delle rievocazioni si tenta spesso di riprodurre questo abito, che è però piuttosto complicato da riprodurre. Però a me piaceva farvi notare come, parlando di panni tartareschi, vedete, questa è la fodera interna del mantello, è questo dettaglio qua, e si vede la lavorazione molto ricca, come quella della veste del Gesù Bambino che vi ho fatto vedere prima. Quindi la fodera non è una fodera liscia, è una fodera operata. La scarpina è una scarpina che probabilmente è in cuoio, lavorato, come potrebbe essere impresso ad oro, per esempio. Potrebbe anche essere in tessuto ricamato, altrettanto. E la parte della pettorina, che è la difficoltà tecnica del realizzare questo tipo di veste, qui è tutta realizzata con, viene immaginato, un filato d'oro, quindi un tessuto importante, imponente, in panno tartaresco. Quindi qui siamo a livello veramente tra i top, diciamo così, delle realizzazioni. Mentre, dicevo, i tessuti non ricami, ricamo o cuoio impresso, mentre nelle stoffe mediane i merciai sono quelli che forniscono le varie tele di mezzo costo, quindi tele di lino, tele di canapa, fili di seta per fare lavorazioni varie, cappelli e berretti, guanti e aghi. Gli aghi sono importanti, non ci pensiamo mai, ma nel 300 iniziano ad essere prodotti anche aghi di eccellente qualità, e quindi anche le lavorazioni diventano più precise, più raffinate. Esistono anche pezzi di seta di prezzo modesto che consentono di mettere, per esempio, degli arricchimenti su delle vesti più povere, quindi delle vesti magari di lana, sulle quali però ci si può applicare una fascia di seta per arricchirlo. Questo magari le mogli dei mercanti, mogli di personaggi che avevano due soldi in più, qualche ricco contadino, cose di questo tipo. Però esiste un intero mercato anche in questo senso. Nella novella
in questo caso di Gianni Lotteringhi, che fa lo stamaiolo di professione, ovvero lo stamaiolo è quello che lavora la parte più fine e più resistente della lana, quindi è uno che lavora nel settore della lana e che può fare due soldi in più perché è un lavoro di qualità e guadagna quindi abbastanza buono. Bene, essendo un uomo di buon cuore, dona spesso cibo e panni a chi le chiede, soprattutto ai frati o a le persone, insomma, religiose e così via. E quindi si capisce che i suoi panni non sono panni di eccezionale qualità, sono panni di mediana qualità che però lui offre gratuitamente, quindi di regalo. Nella novella di Peronella, c'è anche la novella di Peronella che dice: Peronella disse, credi tu che io soffri che tu mi impegni la donnelluccia e gli altri miei pannicelli, che non fo il dì e le notti altro che filare, tanto che la carne mi si spicca dall'unghia per poter avere almeno tanto olio che narda nella nostra lucerna. Questa è una critica che lei fa al marito, perché il marito le ha impegnato la gonnella di lana perché sono mediamente poveri e lei è quella che in realtà mantiene la famiglia con il lavoro di filatura della lana. Ricordiamoci che appunto per ottenere la quantità di tessuti che noi sappiamo essere stata in circolo sui mercati di quel tempo occorreva in realtà una grandissima produzione. Questa grandissima produzione non è tutta d'eccellenza, appunto è una produzione in cui c'è anche tantissima che viene realizzata da mercanti di medio livello che occupano soprattutto donne a domicilio per filare le lane che poi vengono vendute ai mercanti e i mercanti ci fanno la produzione di pezzi. Quindi questo aspetto si capisce che ci parla di qualità più basse che però avevano una diffusione altrettanto importante e lavorare la lana o il lino a domicilio era un'attività piuttosto comune per le donne diciamo, di condizione medio-bassa in assoluto, era anzi una delle poche entrate che riuscivano ad avere. Anche le corti in realtà acquistano moltissime lane modeste. Addirittura degli studi recenti dicono che il 60% degli acquisti di tessuti di lane per la corte è proprio di lane modeste. Perché questo? Di nuovo perché noi non ci ricordiamo che in realtà c'è tutto un insieme di altri materiali che vengono prodotti, come i drappi per i cavalli, per esempio, gli stendardi, per esempio, le tavole e anche la possibilità di elargire i panni ai poveri in occasione per esempio di una carestia o di un matrimonio o di una celebrazione di qualche tipo, cioè il donare un quantitativo per realizzarsi un vestito era parte del discorso di generosità che le corti ci tenevano a mostrare. Quindi c'è un grandissimo mercato e noi spesso non lo teniamo presente, cioè noi vogliamo tutti essere vestiti un po' come i principi e le principesse del passato, ma non è così, perché la maggioranza delle tipologie di vesti di cui stiamo parlando sono tipologie piuttosto semplici. Niccolò da Cignano, fiorentino, detto il Salavaetto, giunge alla dogana di Palermo con tanti pannilani che alla fiera di Salerno gli erano avanzati, che potevano valere un 500 fiorini d'oro. Questo è un mercante fiorentino di lana che si fa tutta la penisola e si ferma città a città dove ci sono le fiere più importanti e arriva fino a Palermo senza aver venduto un quantitativo circa per 500 fiorini, il che ci fa anche pensare a con quanto è partito per essere arrivato giù con tanti denari in questo modo. Questo è interessante perché nella novella di Salavaetto, anche qui in questo caso c'è una storia di cui parlerò tra poco, tra una donna palermitana e lui, e lei cerca di fregargli tutti i 500 fiorini che lui tiene in un magazzino a Palermo. Questo è anche il momento in cui si può parlare della gonnella, la calze, la gonnella, come le vedete qua, vediamo se vi fa vedere, ecco. Quindi la gonnella, i pannicelli sono stati impegnati e che si possono vedere anche qui. Questa per esempio è una gonnella, anche questa è una gonnella, che differenza c'è tra questa e questa? Chi lo sa? Si vede male, dice, non si vede niente.
Che differenza ci sarà tra questa qui e questa qua? No. Sbollo di prima. Una è più ricca e l'altra è più stretta. Brava, bravissima. Questa è una gonnella normale e quella è la gonnella Lanalda, la famosa gonnella Lanalda di Calandrino. In Calandrino, nella storia di Calandrino, si dice a un certo punto che lui raccoglie le pietre e pensa lo renderanno invisibile, si riempie la gonnella che a Lanalda non era. Ora sappiate che questo discorso, questa Analda, per tanto tempo anche chi studiava Boccaccio non è stato interpretato correttamente, hanno pensato che fosse un refuso, hanno scritto alla Nalda oppure alla Nalda ma senza sapere che cos'era. Allora, studiando appunto un po' di storia dei tessuti, si scopre che Analda è la traduzione italiana di Hainaut. Hainaut è un'altra città francese famosa per le fiere di tessuti, ma famosa anche per la nobiltà. E dicendo alla Hainaut voleva semplicemente dire un modello diverso, più aderente, francese, quindi in uno stile gotico di gonnella, contrastante con quello che andava in vigore precedentemente, che era quello più comune, che era la gonnella ampia. Calandrino ce l'ha ampia perché non è certamente un nobile, quindi è un sempliciotto che veste con una veste tradizionale e che quindi ha la gonnella, non ha la nalda. Ci dice anche che non è abbastanza esperto del mondo, perché chi era alla moda sapeva che cos'erano le gonnelle alla nalda, e nel leggere il racconto ci fa anche comprendere che la mentalità di Calandrino è un po' fuori, va bene? È sempliciotta, è rimasta indietro. Se fosse stato uno smart si sarebbe aggiornato e avrebbe avuto la gonnella alla nalda, ma siccome non è smart, niente. Un buon 10-15% di tessuti per la corte in effetti sono lane, ma di eccellente qualità stavolta. Quindi un 60% di lane correnti e un 10-15% di lane eccellenti. Queste lane eccellenti però da chi vengono usate? Dai membri più importanti della corte. Cioè sono il re, la sua famiglia, i nobili più vicini, quelli che erano veramente vicini. Quindi, anche in questo caso, nel realizzare un abbigliamento da nobile, non è detto che dobbiamo farlo per forza di seta, perché non è detto neanche che loro lo avessero veramente soltanto di seta. Vi erano varie tipologie, anche tra i membri della corte alta. E poi andiamo a vedere invece la guarnacca. Allora, nel Merkel la guarnacca è un oggetto un po' oscuro, nel senso che nel 1889 Merkel parla della guarnacca ma non sa esattamente di cosa si tratta, non sa neanche esattamente se è una veste o una sopraveste. Perché? Perché sta analizzando soltanto delle fonti di letteratura, non ci sono stati studi a parte il suo, e quindi lui ancora brancola un po' nel buio. Questo è uno dei motivi per cui bisogna andare molto cauti quando si sceglie per studiare e per guardare le cose dei testi che sono un po' troppo datati. Perché noi siamo andati avanti, invece la guarnacca sappiamo che cos'è. Nel Decameron vengono citate varie volte le guarnacche. Una borsa e una guarnacca di un suo forziere trasse e alcun anello e alcuna cintura. Mettendoti indosso una delle guarnacche mie e in capo un velo. Questa è la novella settima della giornata settima e della moglie che fa mettere al marito una guarnacca delle sue, una guarnacca da donna, e poi lo fa riempire di botte dall'amante. Quindi, pensava benissimo. Sì, eccezionale. In effetti le guarnacche erano fatte di tantissimi materiali, di tantissime forme. Erano amate sia dagli uomini come dalle donne, quindi sono indossate da entrambi i sessi. Ovviamente sono leggermente diverse l'una dalle altre, però in questo il Merkel è bravo, ci fa una lista di fonti da cui lui ha tratto altre informazioni e pensate. Le guarnacche potevano essere de pano, cioè di panno, di mezzalana, peloso, de saia, di seta, de panno scaccato, silico. Ed è per questo che vi ho messo questa, perché questa in effetti è scaccata e potrebbe essere di seta, quindi anche questa è una delle possibilità, insomma, diciamo, se troviamo il tessuto giusto, perché poi oggi il problema è trovare il tessuto giusto.
A Venezia nel 300 si ricordano vernazzoni forati, che vuol dire guarnacche foderate, investiti di agnellina, cioè rivestiti di agnellino dentro, de volpe, cioè di volpe, oppure di varotta, cioè di vaio, a volte forati di sentato, quindi foderati di sentato. Spesso sono indicati anche i colori, guarnazzone viridi, cioè verde, sanguigneo, quindi color sangue, scarlato, de rosato, di bianco, negro, biavo, mescio, oppure vergato, divisato, di mitade morella e verde, oppure di meditate rubei e garofolini, quindi rosso e color rosato, garofano. E da questo punto di vista ve ne sono veramente tantissime. Gli inventari che sono stati pubblicati recentemente, ci sono due o tre testi belli e importanti su questo argomento, ne registrano veramente a centinaia, la fantasia era veramente tantissima. Tra 3 e 400 anche la guarnacca si modifica, però sicuramente il 300 è il secolo della guarnacca, che è una sopravveste ampia, anche questa manicata, la potete vedere sia dalla parte della donna con questa piccola manica, vedete sotto c'è la tunica, la veste della stessa roba, quindi questa è una roba, il complesso si chiama roba, con la gonnella sotto dello stesso tessuto, la guarnacca sopra con le manichine corte a virgola. Guarnacche anche queste, qui siamo in spinello aretino, siamo sulla fine del 400, la forma è leggermente differente, stanno diventando un'altra cosa, però anche in questo caso si riconosce una bella sopravveste ricca con tessuti importanti, qui siamo alla corte del Papa, quindi chiaramente tante cose. Andando avanti possiamo vedere, possiamo vedere i veli e le camicie, cioè i lini di ogni genere praticamente. I veli e le camicie, mi ha colpito nel leggere una delle novelle una cosa un po' strana. Alla giornata quinta, novella decima, nella storia la protagonista, che ha messo l'amante nell'armadio, cioè in una stanzetta sotto le scale, e questo viene fuori perché con la polvere e con la puzza del sottoscalo gli viene a starnutire, quindi il marito lo becca, e lei gli spiega che, trova una scusa, poi dice: io imbiancai i miei veli col solfo. E poi la tegghiuzza sopra la quale sparto la leva perché il fumo ricevessero, io la misi sotto quella scala. Quindi racconto una storia, ma ci dice una cosa interessante. Perché mi sono chiesta se questo trattamento con lo zolfo esisteva oppure no, cioè che cosa fosse. E ho trovato un testo del 1871 di Antonio Pubez, Sbiancamento dei fili e dei tessuti con i pergamanati di potassio e di soda, in annali di chimica applicata, pensate dove si va quando si fa storia dell'abbigliamento, quindi chimica applicata, dove si dice che in effetti il trattamento con lo zolfo era davvero praticato, anche se è un pochino più lungo di come viene descritto nel 300, lui spiega che prima si immergono i lini in acqua calda, poi si mettono in un bagno alcalino, che non specifica come si fa, poi un bagno con solfato di magnesio o di soda per 15 minuti, infine un bagno contenente acido solfuroso e finalmente si sciacquano in acqua pura. Se non sono ancora abbastanza bianchi si ripete tutto il procedimento. E per preparare l'acido solfuroso come si fa? Si mescola del solfato di protossido di ferro anidro con zolfo, lo leggo perché tanto non lo ricorderei mai, e si introduce il miscuglio in un vaso di ferro. Poi lo si riscalda sul fuoco di carbone fino al rosso scuro e si mette in comunicazione il vaso scaldato con un tubino con un altro vaso in cui c'è un litro d'acqua, ok? In questo modo si produce proprio l'acido solforoso, dopodiché quello si usa per sbiancare i veli. Quindi una nota banale all'interno del testo è in realtà bellissima, cioè, lo facevano davvero ed era provato scientificamente, mettiamola così. Poi la seconda citazione è un pochino più triste, devo dire la verità, anche se apparentemente simpatica. Ciutazza, se tu mi vuoi fare un servizio stanotte, io ti donerò una bella camicia nuova. La Ciutazza, udendo ricordare la camicia, disse: Madonna, se vuoi mi dare una camicia, io mi getterò nel fuoco, nonché altro. E più o meno questo le succede in realtà.
perché anche in questo caso si tratta di una novella in cui c'è un adulterio di mezzo, in cui la moglie fa sì che le botte che sono destinate a lei le prende la ciutazza, povera disperata, però avrà la camicia alla fine, almeno quella, e lei si salva, quindi rimane linda, eccetera, eccetera. Ma come viene presentato, cioè il fatto che la ciutazza si butterebbe nel fuoco per avere una camicia, ci fa anche capire il valore di questi oggetti, cioè come venivano apprezzati questi oggetti. Avere una camicia effettivamente faceva la differenza, perché le camicie di solito erano indumenti che potevano essere anche piuttosto costosi, quindi ricevere una camicia era avere un buon quantitativo di denaro, quindi la ciutazza si getterebbe nel fuoco per essi. In un'altra novella, qui invece c'è un frate Cipolla, che è stato gabbato da degli amici, in questo caso si tratta di una bulla fra amici, e gli hanno sostituito delle reliquie con cui lui pensava di fare dei soldi, e gli hanno messo dei carboni al posto delle reliquie, e lui dà a intendere che si trattano dei carboni di San Lorenzo, cioè dove San Lorenzo è stato abbrustolito, e con quelli, per ringraziarsi la gente, sì, tanto il carbone ce n'è quanti ne vuoi, quindi quanti ne vuoi, puoi fare quello che ti pare, comincia a fare, per ringraziarsi la gente, quindi per fare questi gesti di devozione, a fare delle croci nere sui camiciotti bianchi, quindi sulle camicie a pelle, perché la reliquia deve essere portata a pelle, quindi il contatto con la reliquia deve essere il più vicino possibile sulla pelle, e non te la fai sulla pelle stessa perché va via, ma la fai sul camiciotto dove poi rimane e quindi si vede, magari non l'avranno lavata più, capito? Per sempre praticamente. Vi ho messo questa immagine molto bella di questa Sant'Anna Metterza di Francesco Traini, dove la decorazione del bordo, ora l'immagine mi spiace, non si vede bene, non si apprezza bene, ma vi garantisco che vi è una lavorazione del velo da testa veramente molto bella, e qui si capisce anche quanto complessa poteva essere l'acconciatura da testa, che è composta da una cuffia, da un velo, un soccolo e un altro velo sopra, quindi bella e importante. Anche questo ci fa capire come il mercato dei lini potesse essere ampio, perché se pensate che ogni donna mediamente poteva avere dai 3 ai 4 veli in testa, capite bene che è un mercato piuttosto notevole, quindi importante. Andando alla prossima, qui c'era la segnalazione, andando alla prossima, sempre di lini si parla ancora, parlando di altri tipi di lini. I lini possono essere comunque di diverse varietà e di diversi spessori. Quelli che abbiamo visto prima, il camisciotto, si capisce che è qualcosa di semplice, anche abbastanza grossolano. La camicia della ciutazza poteva essere abbastanza pregiata, ma certamente non è che la signora gli avrà regalato chissà quale camicia alla ciutazza. In questo caso invece siamo in un ambiente legale. E questa è una delle ultime novelle, siamo nella novella sesta della decima giornata, e viene narrata la storia di un re che viene ospitato da un nobiluomo. Questo nobiluomo lo riceve con grande magnificenza, tanto che manda le sue due figlie, una di 15, insomma, lui dice, entrarono due giovanette d'età forse di 15 anni l'una, bionde come fila d'oro e con capelli tutti inanellati e sopresso sciolti di una leggera ghirlandetta di provinca, che è la pervinca, ed erano vestite di un vestimento di lino sottilissimo e bianco come neve in sulle carni, il quale dalla cintura in su era strettissimo e da indi in giù largo a guisa di padiglione e lungo infino ai piedi. In questo abbigliamento piuttosto discinto, perché vedete bene che è lino sottilissimo, queste sono mezze nude praticamente, le manda a pescare i pesci da servire alla cena del Signore. Quindi le butta in una piscinotta, avete presente queste vasche che esistevano, come esistevano anche qua, cioè delle peschiere proprio, le manda in peschiera di fronte al re, gli fa prendere il pesce vivo e glielo fa poi cucinare e servire a tavola. Cosa succede al lino bianco trasparentissimo quando è bagnato? Secondo voi? Ecco, esattamente.
E questo è quello infatti che succede, tant'è che il re ci fa un occhio sulle fanciulle, prima pensa a qualcosa di turpe, poi alla fine un altro nobiluomo dice ma dai no, te sei il re, non puoi fare queste cose, allora le fa sposare a due nobiluomini, che ragazze hanno una carriera assicurata, insomma, però sono sempre a disposizione della corte, pensiamoci. Quindi non è proprio un bel destino, diciamo, neanche questo. Ovviamente quindi ci sono vini di diversi tipi, quindi quelli di cui abbiamo parlato prima sono sicuramente grossi, questi invece sono molto sottili, quindi anche un mercato differente di nuovo. E poi vi ho messo l'immagine dal video di Venceslao e c'è una ragazza che effettivamente sta andando per fare un bagno, in questo caso è lei che sta andando per lavare una persona, quindi un nobiluomo, di solito è uno dei servizi che vengono offerti alla corte, e vi ho messo anche però un'altra immagine che mostra l'uso normale degli strumenti di lino, perché anche qui noi abbiamo in mente soltanto pochi usi del lino, no? Il velo, la camicia, ma c'era tutta l'apparecchiatura, i lini da casa, i tendaggi, anche qui una produzione imponente. La vera rivoluzione del 300 e del 400 poi sono proprio la produzione di tessuti, cioè la quantità di tessuti che vengono prodotti, che portano poi all'implementazione delle industrie. È una catena che si muove e poi arriverà lentamente al 700 e alla rivoluzione industriale. Quindi è un percorso molto importante, molto interessante. E tornando al discorso delle donne, qui ho scritto lini pregiate e lini comuni, tornando al discorso delle donne che producono filati a casa, c'è un'altra novella, sempre quella del prete di Varlungo, in cui invece parla la donna e dice: egli mi conviene andare sabato a Firenze a rendere lana che io ho filata e a far racconciare il filatoio mio che è rotto. E se voi mi prestate 5 lire, che so che l'avete, io ricoglierò dall'usuraio la gonnella mia del verso e lo scheggiare dai delle feste che io recai a marito, che vedete che non ci posso andare a santo né in un buon luogo perché io non l'ho. Cosa è successo qua? Di nuovo si ricorda questo mondo femminile che produceva, lavorava a casa tantissimo e quando non c'erano soldi, spesso quelle che venivano impegnate erano le vesti delle donne. Perché? Perché le donne stanno a casa, quindi puoi stare a casa anche in camicia, non devi uscire, non esci, e il marito invece se deve uscire, deve andare a lavorare, comunque si deve essere vestito. Quindi quella che veniva impegnata era la veste della donna di più spesso. E lo scheggiale che io portai a marito, cioè lo scheggiale è la cinturetta, la cintura pregiata che ho portato come dote quando mi sono sposata e che anche quella è dall'usuraio, quindi anche quella io devo andare a riprenderla. E sulle cinture e sulle borse c'è qualcosa da dire. L'altra novella infatti che vi cito è quella di Frate Rinaldo, e qui anche qui seguitemi nell'ambiguità, perché vi spiegherò presto che cinture e borse sono simboli di ambiguità sessuale, ok? Qui si dice: il compagno di Frate Rinaldo, che non un padre nostro, ma forse più di 4 ne aveva insegnate alla fanticella, e donatogli una borsetta di refa bianca, la quale a lui aveva donato una monaca. I padri nostri non sono proprio padri nostri, diciamo che gli ha insegnato qualcos'altro, e che per ringraziarla le regala una borsetta di refe bianco, una borsetta bellina, pregiata, che a lui aveva stata donata da una monaca. Ok, quindi c'è passaggio di testimone. In effetti, borse e cinture nel 300 sono accessori amatissimi da uomini e da donne, e ce ne sono di forme e di materiali diversissimi, adatti a tutti gli usi e a tutti i ceti sociali. Anche questa si modifica nel tempo, e noi troviamo poi altre storie che adesso vi faccio vedere, dove la borsa, la guarnacca, la borsa e la cintura e i veli sono protagonisti. E in questo caso, vedete, nell'immagine che ho scelto, una famosa dal codice di Manesse, vi è un mercante alle porte di un castello e c'è una signora che sta scegliendo una cintura. Se noi leggiamo il Decamerone ci viene il sospetto: per chi la sta comprando la cintura?
sta comprando per sé, per il marito, per l'amante, per qualcun altro, e ci sono anche diverse borsette appese. Con lo stesso concetto, perché in effetti questo noi troviamo anche nel Decameron. E in questo caso vi ho messo due immagini molto belle. Questo, pensate, questo è rosso, quindi immaginatevelo, rosso. Questa è una cintura che esiste al Metropolitan Museum, bellissima, molto complessa, cioè molto elaborata, con tutti questi ornamenti che vedete, è tutto argento, e torna bene con la citazione che vi ho messo, venuta la mattina, ella licinse una bella leggiata cinturetta d'argento con una bella borsa. Questa è di nuovo la novella del nostro fiorentino venditore di panni che è a Palermo. Dopo una notte d'amore, la ragazza gli regala una cintura con una borsa. Questo aspetto ci fa capire, perché viene citato anche in altre novelle del Decameron, come le borse e le cinture sono sicuramente un simbolo sessuale, molto ambiguo, e sono considerati come tali, appunto, anche dai protagonisti, cioè i protagonisti lo capiscono. Noi ci abbiamo messo un po' più di tempo per capire questa ambiguità, perché apparentemente gli ha regalato una cintura, che problema c'è? Ma invece il fatto che Boccaccio specifica che dopo una notte passata insieme lei gli regala una cintura con la borsa, e visto che anche in altre delle novelle vi è lo stesso tipo di meccanismo, noi comprendiamo che borsa e cintura sono oggetti simbolo di sesso, molto direttamente. La seconda, infatti, cita proprio la seconda storia di cui vi voglio parlare. Qui vi ho messo anche l'immagine di questo lastro tombale, lo vedete, anche al bambino viene messa la borsettina. Ovviamente non sempre sono simboli sessuali, cioè dipende dal contesto, chiaramente. In questo caso no, questo è un bambino vestito bene, ha la sua borsa, la sua cintura, ed è nobile, quindi sta bene. La seconda storia invece che mi piace sempre citare, perché ne ho parlato in un altro libro che ho scritto proprio sulla storia delle cinture, è la novella terza della terza giornata, in cui una signora mal sposata ad un lavoratore di tessuti, guarda un po', mal sposata perché è una di quelle famose relazioni che noi sappiamo, matrimoni fatti spesso tra mercanti e ricche famiglie o famiglie aristocratiche, dove le giovani donne delle famiglie aristocratiche venivano sposate a mercanti ricchi, ma spesso o molto più anziani o rozzi rispetto al loro tipo di educazione, insomma inadatti in buona sostanza. Quindi lei è infelice perché è mal sposata e decide di farsi un amante. Ma come fa a farsi un amante? Mia pace, in quei tempi. E come fa? Allora va da un frate, che lei sa essere amico di quello che lei ha puntato, guardando fuori, ha deciso chi, a freddo, non le sarebbe piaciuto, e racconta al frate che lei è importunata da questo gentiluomo. E insomma, questo mi viene sempre dietro, mi dà fastidio, mi guarda, basta, gli dica, so che lei è amico, gli dica, insomma, che basta, non ne posso più. E il frate ci crede, perché lei è virtuosa, gli paga 40 messe da dire, quindi insomma è virtuosissima la signora, il frate acconsente e racconta al gentiluomo e dice, insomma, te devi smettere di importunare la signora, perché la signora non ne può più, te sei mi dà fastidio. Questo casca ovviamente dal pelo, dice, chi è questa che non l'ha vista, fammi capire chi è. La vede, lei si fa vedere, lui capisce e vabbè, però un po' andrà avanti. Allora lei torna dal frate e con faccia arrabbiatissima gli dice, basta, gli deve dire che lui non deve più permettersi di importunarmi. L'altro giorno mi mandò una femmina in casa con sue novelle e sue frasche, e quasi come se io non avessi delle borse e delle cintole, mi mandò una borsa e una cintola, ma io ho tante borse e tante cintole che io ve le affogherei dentro. E detto questo trasse di sotto alla guarnacca una bellissima e ricca borsa con una leggiadra e cara cinturetta, e gittolle in grembo al frate dicendogli di restituirla all'uomo.
gentiluomo riceve la borsa e la cintura, capisce tutto, capisce che la signora in realtà è interessata ad altro gioco, e il valente uomo, come il frato partito fu, andò cautamente, fece alla sua donna vedere che egli aveva in l'una e l'altra, cioè passa sotto casa sua e gli fa vedere che ha la borsa e la cintura, così che dice d'accordo. Terzo appuntamento, la donna torna dal frate e gli dice: veramente adesso sono stanca, non ne posso più, è troppo, dovete dirgli che deve smettere di venire sotto casa mia quando mio marito non c'è, di passare dal giardino e di salire addirittura attraverso l'albero nella finestra della mia camera da letto. L'altro giorno io addirittura l'ho dovuto spingere fuori perché lui era già salito ed era in camera, quindi l'ha buttato fuori. Quindi il frate va e gli dice: devi smettere di salire dall'albero che porta nella camera della signora, e quindi quando il marito non c'è, e quindi effettivamente così succede ovviamente. E infatti la signora alla fine della novella ringrazia il frate che tanto ti ci ha portato ovviamente, e quindi è riuscita nel suo intento, ma ci è riuscita donandogli anche a lui una cintura e una bella borsa. E voglio finire, la borsa, vi ho fatto vedere questa che è molto bella, è una paminiere, quindi una borsa per le monete, ricamata con degli amanti, ovviamente, una borsa viene spesso ricamata con gli amanti, in lino ricamato, quindi con filato di seta, in questo caso. E qui c'è un'altra immagine, questo è un altro romanzo, non è il Decamero, ma anche qui c'è una signora che rifiuta una borsa, in questo caso forse era più virtuosa della protagonista della novella di cui abbiamo appena parlato. E per finire ho messo le braghe, perché ci sono almeno due o tre citazioni di braghe all'interno del Decameron che sono abbastanza interessanti. Tre giovani traggono le braghe ad un giudice marchigiano in Firenze, mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione. Cioè, questo è un giudice, sta facendo il suo lavoro, siccome non gli piace, i protagonisti sono tre ragazzi fiorentini, ragazzacci diremmo oggi, perché insomma anche questo è bullismo in buona sostanza, Maso si mette d'accordo con altri due amici, mentre il giudice è sulla panca, questo è un manoscritto in cui si vede proprio i notai al banco, e c'è questo banco sopraelevato, e lui da sotto entra sotto, gli altri due amici distraggono il giudice si alza in piedi, lui da sotto tira giù le brache e lo lascia nudo, e tra l'altro glielo tiene giù per parecchio, così che tutti si accorgono di quello che sta succedendo, e alla fine questo povero uomo, insomma il giudice era, lui lo descrive magro e sgroppato, quindi le brache vengono giù incontamente immediatamente. E tanto che messer lo giudice, tirate in sulle braghe in presenza di ogni uomo, come se da dormire si levasse, povero uomo, si arrabbia tantissimo, ma niente da fare. Il gioco delle burle e della satira non si ferma davanti al potere laico e anche davanti al potere religioso. Ora, potere laico che ho messo come erano le brache, che tra l'altro nel Decameron le brache del giudice vengono prese in giro anche perché sono lunghe, fino al ginocchio. Mentre evidentemente già erano in uso, cioè erano più di moda, quelle più corte, cioè quelle più aderenti. Quindi il giudice viene proprio preso in giro perché è vestito male, è brutto, è alto, veste in questa maniera non è adeguata, e quindi lo massacrano in buona sostanza. Ma in un'altra novella ancora più interessante è quella della badessa. In questo caso siamo alla novella seconda della nona giornata. Il gioco delle burle e della satira quindi non si ferma davanti soltanto al potere laico, ma prende in giro anche il potere religioso, e in questo caso è una badessa a farne le spese, una badessa che viene chiamata d'urgenza durante la notte per andare a punire una consorella che è stata trovata in flagranza di adulterio a letto con un uomo. Lei si levò suso, la badessa,
e come il meglio sempre si vestì al buio, e credendosi torcerti i veli pregiati di quali portano in campo e chiamano il salteo, le venne tolte le brache del prete con cui era a letto la badessa. Li quali tanta fu la fretta che senza vedersene in luogo del saltero le si gettò in capo le braghe del prete e uscì fuori e va di fronte a questo semi-tribunale di monache in cui nel mezzo c'è questa poveretta giovanissima che è stata, a me lo spiega, è stata forzatamente monacata, quindi una ragazzina che non aveva voglia di essere fatta monaca e quindi insomma, si piglia le licenze che aveva voglia. E la simpatia del Boccaccio in effetti è tutta per la giovane monaca, tanto che siccome colpevole non sapeva che rispondere, perché era colpevole, era vero, aveva a letto con un uomo, ma tacendo di sé metteva compassione nelle altre. E venne alla giovane, alzato il viso e veduto ciò che la badessa aveva in capo, lei capisce che sono le brache di un uomo: Madonna, se il Dio v'aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che volete. E glielo dice due o tre volte. La badessa continua. Le altre consorelle, a un certo punto, alla terza volta che la ragazzina dice così, si girano e guardano la badessa e capiscano anche loro che cos'era. Al che la badessa, similmente ponendovisi le mani, si accorse perché Elisabetta così diceva, di che, avvedutasi del suo medesimo fallo e vedendo che da tutte veduto era, ne aveva ricoperta, mutò sermone e, liberata la giovane, col suo prete si tornò a dormire e Elisabetta col suo amante. E finisce bene stavolta per tutti quanti. Tutti felici e contenti, del resto di monasteri femminili nel Decameron in cui succedono cose simpatiche, non c'è solo questa questo racconto. E con questo vi ho portato un po' a giro nel mondo dell'abbigliamento del 300 e vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Sicuramente sì, il colore sempre ha una valenza sociale per molti secoli in realtà, perché anche lì è un discorso di produzione del colore, cioè quanto costa la tintura, come viene prodotto, quindi sì, i ceti più alti indossano vesti dai colori più vividi, più vivaci e più di lunga tenuta, quindi se è un rosso, per esempio, è un rosso che non sbiadisce, se è un nero, è un nero che non sbiadisce, sono colori forti. E i tessuti mediani di cui parlavamo prima potevano avere anch'essi colori vivaci, ma magari erano meno resistenti, quindi duravano meno, si sbiadivano in maniera brutta, non come lo sbiavato del titolo, ma in maniera sgradevole più facilmente. E quindi sicuramente, certo, vi era la consapevolezza che un ceto sociale ricco vestiva in maniera vivace, colori forti e di lunga durata. Tutti gli altri, a seconda di quanto riuscivano a spendere, a calare. È chiaro che i colori, ripeto sempre, c'erano sempre tutti, ci sono sempre tutti. Non è che il Medioevo è un tempo in bianco e nero o in colori marroncini. Ok? Ci sono i colori, ci sono tutti. Però le gradazioni dei colori avevano una valenza sociale importante. Quindi sì. Altre domande? Per omaggio, so che la Decameron o l'altro, parla di lire, dove era ambientato? Perché Lucca c'era di scudi, a Firenze c'erano fiorini, come parla di lire? Guarda, questa domanda non ti so rispondere con certezza, però parla di lire perché penso che fossero quelle di Firenze. Ma non fiorini?
lì c'è il fiorino, ci sono tutta una serie di altre monetazioni e dipende molto dalla monetazione. Non te lo so rispondere in realtà, non lo so. Quindi è un discorso un po' più specialistico e non ti so rispondere. La lira era anche monte, che poi dopo è stata comprata. Sì, però c'erano delle sottomonete che esistevano anche sotto il fiorino ed erano lire ugualmente. Quindi probabilmente si riferisce a quella. Grazie. Prego. Io volevo sapere una cosa. Se usavano i grembiuli, si usavano i grembiuli sopra. Come quello che hai visto te, sì, se si usavano i grembiuli. Sì, si usavano quelli a mezza vita, non ci sono ancora quelli con pettorina, non c'è niente. No, non sono ancora, sono molto semplici per il momento. In vita e basta. Sì, in vita e basta. Quelli che abbiamo sicuramente certezza perché li troviamo negli affreschi, sono in vita e hanno il laccio dietro semplicemente. Ma esistevano? Certo, sì, sì. C'erano anche specialistici, c'erano anche quelli per i fabbri, c'erano, cioè, anche per i lavori. Sì, c'erano diverse tipologie, però erano oggetti di servizio, diciamo. Sì, sì, per quelli che lavoravano. Infatti mi viene in mente un'immagine di Marta e Maddalena, dove Marta è quella che lavora in cucina, si dà da fare e c'ha il grembiule. Oppure come quella che ho fatto vedere prima, della signora che in quel caso stava facendo la vendemmia e c'ha il grembiule ugualmente. Grazie. Vedete dell'abbinamento dei colori nell'abbigliamento a seconda delle classi sociali, lo stesso vale per gli accessori come per appunto le cinture, le borse, erano coordinati? O... Allora, no, non esiste quasi il concetto di pendant, di coordinazione, di no. Nel 300 soprattutto non sono quasi mai in coordinato. Ci sono però dei mercati specifici per gli accessori di lusso e gli accessori correnti. E ci sono tantissimi materiali, ora noi ne abbiamo citati solo alcuni, le cinture per esempio, le cinture potevano essere in tessuto, potevano essere tessute a tavolette, potevano essere in strisce di velluto abbellite appunto come quelle che abbiamo visto di materiali d'argento, potevano essere di cuoio anche per le signore, anche per le donne, per gli uomini cinture di cuoio sicuramente, ma anche tessuto, ma anche in tessuto anche loro, dipende sempre da chi stai rappresentando, da chi è la persona che stai rappresentando. I militari sostanzialmente hanno quasi sempre cinture di cuoio, per intenderci, mentre le nobili donne hanno spesso cinture di tessuto, magari poi abbellite da un certo quantitativo di argento, tant'è che a un certo punto nelle leggi che ciascuna città si dà per regolamentare il lusso, le leggi suntuarie, viene stabilito quale quantitativo di argento si può effettivamente indossare oppure no per la decorazione delle cinture o per i bottoni, perché c'era anche chi esagerava chiaramente, come sempre ovviamente. Oggi sono stata al Museo Diocesano e c'è molto bella la decorazione che veniva applicata sopra il volto santo, che è fatta da degli orafi trecenteschi. Se voi andate a vedere quella cintura della veste del volto santo e vi rendete conto che sono argento dorato e la qualità di quella lavorazione, potete anche immaginarvi quale poteva essere il mercato civile che c'era intorno a quelle con produzioni auliche per la chiesa, eccetera, eccetera. Però ci danno un'idea di quale poteva essere la produzione contemporanea anche nel mercato civile. E quindi le cinture d'argento sono state fuse dopo, un po' che diventano vecchie, dopo le vendi, insomma non le usi più. Nel mondo religioso ovviamente rimangono, perché vengono considerate reliquie. Però anche questo è un aspetto che va tenuto presente. C'è un mercato di cui noi non sappiamo più niente, perché quasi niente è rimasto. Quella cintura che vi ho fatto vedere è una delle poche intere, bellissima, andate a vederla, la trovate sul sito del Metropolitan, si trova insomma l'immagine, e ha dei dettagli di lavorazione che sono bellissimi, insomma, veramente belli. Quindi, da tenere presente, ovviamente erano cinture importanti, però magari anche la contadina si poteva permettere una cinturina di cuoio con 2 o 3 barrettine d'argento per la giornata di festa o per il matrimonio, come ci dice lo scheggiale della novella che vi ho citato prima. Probabilmente c'era qualche applicazione un pochino più elegante. Quindi era necessario
accessori normali seguivano un'attività anche il ceto sociale. Certo, gli accessori seguivano il ceto sociale, seguivano anche le mode, non, proprio, non consideriamo le mode come oggi, ma insomma gli stili che mutavano, appunto avere la gonnella alla nalda o no, e gli voleva anche ad avere delle, come dire, uno stile che veniva da fuori e che aveva quindi una certa ricercatezza, e quindi c'era gente che stava attenta anche a questo e ai mutamenti delle, delle forge. Quindi sì. Sì. L'abbigliamento intimo nel 300 com'era? Cioè... abbiamo visto le brache, abbiamo visto la camicia, queste erano le due cose principali. Tutti indossavano la camicia. La camicia, fino alla ciutazza vuole la camicia, perché è veramente l'oggetto per eccellenza dell'intimo maschile e femminile. Da tenere presente anche che gli uomini indossavano le brache sempre, anche loro. Quindi le avevano le donne, non sempre avevano le brache, dipende. Le mutande femminili entreranno veramente in uso più o meno tra 6 e 700. Non è che prima non ci fossero, ma non erano sempre considerate importanti. Insomma. Per l'uomo sì, anche perché le donne diventano sempre più corte, quelle maschili, e mettono in evidenza il davanti e il dietro, e quindi la braga ci vuole. Nel 400 poi si andrà alla... alla calza braga chiusa, che proteggerà il pudore, però le braghe sotto ci sono. Non usavano per esempio l'intimo spesso per andare a dormire, ne abbiamo notizie anche del Decameron, dormivano nudi, ne abbiamo, lo vediamo anche da miniature, da affreschi, da opere d'arte, in cui spesso i protagonisti che si alzano all'improvviso dal letto, si vede sono a letto nudi. Anche nel Decameron c'è una citazione proprio di questo tipo. Proprio nella novella in cui, quella che vi ho detto della cintura e della borsa, la donna che dice di essere andata alla finestra a sbattere fuori questo indesiderato gentiluomo, dice di essersi alzata proprio nuda com'era, cioè andava nuda a chiudere perché si è alzata di scatto dal letto. La camicia da notte è venuta dopo, quando appunto avere la camicia non sarà più una ricchezza. Quando cominci ad averne due o tre, allora ne puoi dedicare una all'abbigliamento notturno, altrimenti molto spesso o dormivano vestiti o dormivano senza niente. Non esisteva un abbigliamento mezzano come questo pigiama? No, non esisteva. Il pigiama, guarda, il pigiama poi è stato inventato, cioè è arrivato in Europa ed è diventato veste da camera nell'Ottocento. Viene dall'India come oggetto. Non esisteva niente di simile. No, non ce n'era, non lo consideravano necessario. Non lo consideravano necessario. Le calzature nel 300. Ah sì, certo, ma c'era tutto. Come usavano la sastagna, lo strumento, tante cose diverse, noi quante cose abbiamo? Tante cose diverse, e anche loro. Noi stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Quindi c'erano tanti mercati, c'era tanta possibilità di prendere varie cose, e c'erano calzature diverse a seconda del, anche lì, del ceto sociale, a seconda dell'uso. Se fai il cavaliere avrai un certo tipo di scarpa che ti serve per correre, per essere forte, per entrare in combattimento, per tutta una serie di cose. Se fai la dama avrai un altro tipo di scarpa, perché non hai bisogno di correre da nessuna parte, stai sostanzialmente in casa, quindi avrai un tipo di calzatura differente. Se sei una dama che va in viaggio perché deve andare da, che ne so, da una casa a un castello o in una zona di villeggiatura, avrai una calzatura più coprente, più protettiva. Cioè, le logiche di logica anche attuale. Perché ci facciamo queste domande? Perché pensiamo che spesso noi stiamo parlando di tanti secoli fa, e quindi pensiamo a persone rozze in buona sostanza, no? Pensiamo che non avessero i comfort che abbiamo noi oggi. In realtà non è così assolutamente, anzi, erano forse anche più attenti a tutte le funzionalità di un oggetto, e quindi ci sono tante sfumature differenti. Poi noi, quello che riusciamo a ricostruire noi, non è tutto quello che esisteva all'epoca. Perché anche in una immagine, in un affresco, in un oggetto,
spesso noi non vediamo gli strati, quindi non vediamo che cosa assorbe, dobbiamo aspettare di avere un pittore che per caso abbia rappresentato giusto appunto quella parte lì dell'indumento che ci interessa per fare dei confronti, per capire meglio di cosa stiamo parlando. Però poi c'è da capire cosa abbiamo visto, dove è stato prodotto, è italiano per esempio, è di Lucca per esempio, oppure sto guardando un libro che mi riproduce le forme dell'abito del 300, sì, ma in Inghilterra, e tra l'Inghilterra e l'Italia c'è una grande differenza. Quindi è veramente un campo di ricerca vastissimo, però c'era tutto quanto. No, non c'era proprio tacco, il tacco non esisteva, il tacco no. Il tacco è stato introdotto più tardi, allora, in antichità esistevano, ed esistevano anche delle scarpe, come oggi abbiamo le platform shoes, cioè quelle tutte, la zeppa, quella tutta pari. Quelle sono tornate nel 400, insomma piacevano anche quelle nel 400. Il tacco invece si forma in buona sostanza in concomitanza con l'evolversi delle tecniche di equitazione, perché serve per reggere la staffa sotto il piede e quindi diventa un oggetto d'uso maschile inizialmente, soprattutto maschile, intorno al 600. Ma nel 600 comincia ad essere diffuso, tant'è che diventeranno in uso con il sole, i tacchi rossi dell'aristocrazia, e poi diventerà, poi ovviamente le donne imitano gli uomini, come troviamo poi l'uso anche del tacchettino per le signore già nel 600, soprattutto verso la fine del 600. Però nel nostro periodo, nel 300, non c'era bisogno, erano anche scomodi insomma all'epoca. Esistevano gli zoccoletti, quelli sì che si portavano sotto le calze, e quelli possono avere una forma che ricorda il tacco pur non avendolo, cioè sono pari e poi hanno il taglio sotto, insomma, diciamo per facilitare la camminata, però semplicemente. Siamo a posto? Sì. Ancora la madre, vai, prego. Ma riguarda la sepoltura di un personaggio. Veniva visto in modo particolare o qualcosa? Questa è una bella domanda, è anche una bella domanda complessa in realtà, molto molto complessa. Sì, poteva essere vestito o dell'abbigliamento quotidiano, quindi come è rivestito, potevi essere sepolto nudo all'interno di un sudario, c'è anche questa, però il sudario poteva essere fatto di abiti smessi, per esempio tutti i ritrovamenti sono stati fatti in Groenlandia, che sono preziosissimi per noi per capire l'abbigliamento del 300, non vengono tanto dagli abiti indossati dai morti, ma vengono dagli abiti che sono stati usati per fare i sudari per seppellire i morti, quindi abiti vecchi che sono stati riciclati per fare i sacchi di sepoltura. Pensate. E poi addosso avevano anche il loro abito, diciamo, quotidiano, potevano averlo. Ma siccome erano beni pregiati, non facilmente finiva nella tomba veramente l'abito buono. C'era anche la differenza di classe. Assolutamente sì. Poi nelle sepolture nobiliari, nelle sepolture aristocratiche, dei personaggi ricchi, allora si poteva anche essere sepolti effettivamente con l'abito importante. In una delle novelle del Decameron c'è uno dei protagonisti che finisce per un caso del destino, come al solito Boccaccio riesce a raccontare, dentro l'arca di un giudice sepolto da poco, e lo spoglia, perché nel frattempo lui ci è stato buttato dentro seminudo, quindi lo spoglia per uscire vestito con le vesti quindi del morto. Bellissima cosa. E quindi sì, il morto era vestito e vestito anche bene. Lui lo spoglia infino alla camicia, cioè la camicia non gliela leva, ultimo rispetto, diciamo così, la camicia non gliela leva. Però noi abbiamo anche nei ritrovamenti archeologici, anche nelle tombe che vengono aperte nelle varie chiese, insomma, raramente capitano oggetti trecenteschi, quelli groenlandesi sono veramente un'eccezione più unica che rara. Però in tombe del 400, del 500 troviamo gli indumenti, e ad un certo punto diventano anche
appositamente scelti per il rito funebre. Per esempio, dal 500 in poi, spesso gli abiti di sepoltura sono bianchi, perché bianco era il colore della purezza, il colore dell'illuminazione, il colore della risurrezione. Siamo nella Domenica delle Palme, prossima settimana, le vesti liturgiche sono tutte bianche, perché è il colore dell'eternità, è il colore della risurrezione. Quindi anche l'abito mortuario diventa spesso di colore bianco in onore alla speranza della risurrezione. Il problema è, vedi, è aperto, cioè, un vaso di Pandora, adesso lì dentro c'è un mondo. Ecco, lì, a livello generale di centri sociali, forse fanno più romanzo se sempre fa l'aspetto o di povero o di ricchi, se non qualche mercato, qualche contadino. Cioè, ma quanto percentuale, più o meno, quante, cioè, più o meno, se ancora più o meno per quanta crisi c'è, non pochi ricchissimi, no? Allora, diciamo che c'era probabilmente, e la dico proprio così un po' alla carlona, un 15% di aristocrazia, un 35% di ceto medio e tutto il restante era ceto basso. Un po' meno di ora, ma insomma. Sì, tantissimi, tantissimi. Quelle persone che né potevano fare 10 pasti al giorno né non arrivavano. Una via di mezzo come noi, dei nostri pasti. Sì, sì, ma c'erano i cittadini, quelli che vivevano in città, quasi tutti erano di un ceto che sopravviveva, insomma. Poi c'erano anche artigiani molto poveri, dipende poi dai periodi di carestia, ci sono periodi in cui la fame c'è, e, insomma, si vede anche tante cronache, e, insomma, quello un po' come oggi, insomma. Visto un po' come oggi. Sara, puoi dire come farti contattare su Facebook, social? Sì, se volete contattarmi mi potete contattare attraverso il mio sito, che è www.sarapacipiccolo.com, quindi sarapacipiccolo.com, mi trovate e trovate tutte le attività che faccio. Tenete presente che di solito una volta al mese faccio una web conferenza gratuita, quindi chi vuole semplicemente mi chiede il link e io attraverso il mio sito e io vi mando il link, potete assistere al tema del mese, insomma, quello di cui si parlerà. In questo mese ancora non ho ben deciso. E dopodiché le registrazioni comunque sono a disposizione sul mio canale YouTube, ho anche un canale YouTube, Sara Pacipiccolo, anche in quel caso, e trovate le registrazioni delle conferenze passate, in cui ci sono argomenti di vario tipo, perché io spazio in molti campi. Le ultime due sono state una sugli Etruschi e una su Flora e Persefone, e negli anni, insomma, ho fatto anche cose sul 300, sul 400, sui tarocchi e così via. Quindi, se vi va, durano circa un'ora e le trovate anche quelle gratuitamente, accesso gratuito sul canale YouTube. Quindi, a vostra disposizione. Grazie. Sara, è sempre un piacere ascoltarti, e vi ringrazio e buona giornata.